Buonasera carissime colleghe, carissimi colleghi. Chi vi parla è Giro Lamafoti. Prima di fare il mio intervento, volevo fare questa piccola premessa. Le nostre storie sono le nostre stelle. Le nostre stelle sono le nostre storie. Le nostre storie dicono che quando la palude sta per inghiottirci, l'unica salvezza è la rottura. Dalla rottura parte il nostro cammino, dalla rottura parte il nostro progetto, dalla rottura con quei schemi della rappresentanza militare superati che purtroppo creano soltanto danni e disagi e malessere al personale. Ed è quello che fino ad oggi è successo e che sta continuando a succedere. Ditemi voi se è normale che in un momento così importante della rappresentanza militare qualcuno organizzi la videoconferenza, dove in 3 minuti tu ti devi presentare, non c'è il contatto umano con la persona e soprattutto non riesci a esprimere al meglio le tue idee. Avere dall'altra parte la critica, l'osservazione, il rapporto. Ci chiudono all'interno di una telecamera, ma una telecamera non libera come quella della rete, una telecamera chiusa, dove lì metti come un pupazzo e fai il tuo intervento, senza sapere dall'altra parte chi ti ascolta e se stanno ascoltando il tuo intervento. In una rappresentanza militare che ha negato un diritto sancito dal nuovo testo unico che stabilisce che le categorie sono ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa, i nostri vertici guardano questo con indifferenza, accettano il decreto, non hanno fatto nulla di concreto soprattutto, e ci ritroviamo con meno rappresentanti e la categoria dei sergenti con il loro specifico ruolo a danno nostro. Io non ho nulla contro i sergenti, ma ritengo che loro sono dei sottufficiali e non comprendo perché gli hanno dato uno specifico ruolo e rappresentanza militare a danno dei graduati, dei volontari e anche dei marescialli. Tutto il silenzio totale dei vertici militari. E no, no, così non possiamo andare. Questa deve essere rottura con questi sistemi, rottura col cambiamento, rottura con quei sudditi, con quei scalatori sociali che si candidano, si presentano al personale come il rinnovamento e poi alla fine scopri che hanno dei loro interessi e sono dei sudditi nelle mani dei dirigenti. Questi li dobbiamo eliminare, i famosi palazzinari. La rottura parte da questo, dalla selezione. Ascoltate, voi avete un impegno importante. Molti di voi dicono che vogliono candidarsi COIR, come se c'è la moda della candidatura nel COIR, COCER e cose varie. Dovete selezionare, dovete guardare negli occhi le persone, dovete guardare la loro storia. E prima di giudicare qualcuno, conoscetelo. In Sicilia purtroppo qualcuno fosse disattento alla prima occasione che gli dico, fanno il mio cognome, dicono: "Ma Foti è stato sui blog di internet". Ma vai a vedere che cosa ha fatto Girolamo Foti. Vai a vedere che ha portato i tuoi problemi per la prima volta nella storia su settimanali importanti come il Venerdì di Repubblica, sul Quotidiano di Repubblica. Vai a vedere che Girolamo Foti ha portato la nostra categoria, la tua categoria, ha portato questi temi in emittenti nazionali, con dei programmi televisivi, intervistando direttamente i protagonisti dei disegni di legge del riordino delle carriere. E hanno visto da vicino che ci siamo, esistiamo, siamo i graduati. Va a vedere Girolamo Foti quando al ministro della difesa gli ha detto chiaramente in faccia che è vergognoso che noi subiamo un certo appiattimento economico con i parametri e che questi parametri meritano un'inchiesta parlamentare perché ci voglio vedere chiaro. Perché da primo caporalmaggiore a capo scelto, quinto livello, se vai a vedere le altre categorie, dal grado apicale, dal grado iniziale al grado apicale, varia il loro livello. Questo significa appiattimento economico e significa essere condannati all'infelicità fino alla pensione. E questo dobbiamo dire grazie a tutti quanti, a quelli che abbiamo messo all'interno di questa rappresentanza militare che nel 2001 firmarono questi tipi di questa concertazione economica. E oggi siamo qui a pagare le conseguenze per le scelte sbagliate di ieri. Andate a vedere che io queste cose le ho dette in faccia. Non mi sono mai tirato indietro nel dire, nel denunciare quei colleghi che venivano sottoimpiegati e venivano deprofessionalizzati.
Deve vedere quante interrogazioni parlamentari, quanti comunicati, quanti scritti abbiamo fatto. Andate a vedere quando un signore in un comando del nord ha avuto pure il coraggio di scrivere che i circoli hanno vietato l'ingresso ai graduati e volontari ai circoli delle alte signorie, degli ufficiali e sottufficiali. Io l'ho denunciato. Non mi sono mai tirato indietro. Addirittura c'è anche un'interrogazione parlamentare anche su questo argomento. Deve vedere le battaglie sulla 29-38, quando non eravamo né carne né pesce, e ora abbiamo un minimo di dignità sull'impiego, e ancora addirittura Aeronautica e Marina nemmeno hanno ritoccato la 29-38. Andate a vedere quello che abbiamo fatto. Andate a vedere quando noi eravamo truppe e siamo passati graduati, e questo passaggio ci consentirà e ci ha dato un'apertura diretta al famoso riordine delle carriere, perché era difficile certamente entrare in riordine delle carriere partendo da militare di truppa. Ed è molto più semplice adesso farlo da graduato, perché siamo graduati, se non lo sapete, come i carabinieri e la polizia. Andate a vedere anche i UFB che non prendevano indennità e grazie a noi sono riusciti a prendere quelle 4 indennità e la 13ª. Andate a vedere, Marina Aeronautica, quanti UFP 4 hanno buttato fuori e noi siamo riusciti a tenerli nella nostra forza armata. Andate a vedere quando sul FESI, a 17 anni di servizio, colleghi USP percepiscono 300 euro, che sono 300 euro in più che gli spettano dagli assegni funzionali a 17 anni, perché c'è una differenza tra noi e i sergenti, e noi l'abbiamo denunciato e non l'abbiamo ottenuto. Non abbiamo stravolto le nostre condizioni, ma rispetto al passato qualcosa si è fatto. Rispetto al passato personalmente ho preso questo ruolo e l'ho portato nei palazzi della politica e all'attenzione della stampa, perché non ci cagava nessuno, nemmeno sapevano l'esistenza del nostro ruolo, e ci ricordavano solamente anche in malo modo quando qualcuno di noi perdeva. Io ho preso a cuore questa iniziativa, io ho portato la mia esperienza non solo di militare ma di conduttore televisivo e di rappresentante dell'associazionismo nell'antimafia. Voi dite, a che serve questo? Questo serve perché ho portato a conoscenza i nostri problemi a un altro mondo. Sono riuscito a portare a conoscenza le nostre tematiche alla politica, perché avevo un canale preferenziale, ma non di partito, ma aperto a tutti gli schieramenti, grazie al mio passato televisivo. E nessuno può negare le mie posizioni che ho preso pubbliche, e sì anche nelle commissioni. Quando, per difendere l'onore di questa categoria, quando un senatore disse che male c'è andare a lavare i cessi, io ebbe una reazione, forse pesante, ma l'ho avuto per la difesa della dignità del personale. Io potevo essere una bomboniera qua in questi anni. Io sono un mancato politico, sergente, ma sono l'ultimo, preferito rimanere l'ultimo. Sono orgoglioso di essere l'ultimo, perché sono l'ultimo negli ultimi a servizio degli ultimi. Ebbene, io ho iniziato con la premessa dicendo che quando la palude sta per inghiottirci, l'unica soluzione è la rottura. E noi dobbiamo rompere con quei dirigenti che in televisione, in qualsiasi occasione, usano noi, le nostre storie, i nostri morti per impietosire la politica e la stampa, per ottenere poi risorse e trasferirle e spalmarle verso l'alto. È rottura! Rottura ci deve essere. Ci vuole un cambiamento, ci vuole un rinnovamento, soprattutto nelle idee e nelle proposte. È facile oggi venire ad accusare chi ha fatto il suo lavoro, a dire che non siamo buoni, che ci siamo fatti i cazzi nostri, scusate l'espressione, che non abbiamo fatto niente, è troppo facile. Ma tu cosa hai fatto? Tu dove sei stato? Tanta gente oggi parla, ma ieri dove era? Eravamo a parlare sempre in pochi. Magari c'era tutta questa gente che partecipava nei dibattiti precedenti, forse qualcosa in più riuscivamo a risolverla tutti. È troppo facile dare le colpe ai pochi e poi alle persone sbagliate, perché quel collega siciliano che dice questa affermazione nei miei riguardi non solo è un ignorante, ma è uno che non ho capito come riesce a ricoprire certi ruoli, e che merita semplicemente di essere isolato e messo di lato, perché questa gente non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di gente che porta idee, che hanno visione delle cose per poi concretizzarle. Ebbene, io le mie idee ce l'ho. Il riordine delle carriere oggi è fondamentale. Si può fare a costo zero sul nuovo modello di difesa, per allungare la nostra carriera da capo maggiore capo scelta a più 8 anni, però,
per questioni anche economiche, a passaggio di sergente per anzianità. E per fare questo l'idea è l'azione. L'azione come? Incontriamo i politici, andiamoci a rompere le scatole, mandiamo il tempo e siamo di messaggi, di mail, di comunicazione. Mandiamo il messaggio che noi siamo in tanti e noi possiamo certamente diventare fondamentali quando ci sarà il giorno dell'elezione da un partito a un altro, perché non siamo utili idioti. La stessa cosa sui parametri. Spingiamo la politica a fare un'inchiesta parlamentare sui parametri. Denunciamo questa porcata. Stessa cosa sulle case demaniali. Spingiamo i COBAR, organizziamoci, iniziamo a creare dei tavoli di lavoro con le nostre, con gli enti regionali, cerchiamo di coinvolgere le varie commissioni istituite a livello politico, a livello locale, provinciale e regionale, portiamo avanti dei progetti, consolidiamo i rapporti con loro e poi creiamo, iniziamo a chiedere delle aree per costruire delle case demaniali. Noi diamo un servizio di vigilanza nelle città e allora dobbiamo ricevere in cambio qualcosa. Dare, ricevere, così si ragiona l'azienda. Stessa cosa, soluzione anticrisi. Possiamo portare avanti i fringe benefit, possiamo portare avanti i gruppi di acquisto solidali che li fanno i condomini perché non li devono fare le caserme. Pensate, 2-3 caserme unite che fanno degli accordi con dei produttori, ogni mese si propone una spesa di alimenti di prima necessità che variano e li acquistiamo col 40% del risparmio, ed è come avere 100 euro di aumento sulla busta paga a costo zero, sia per l'amministrazione e sia per chi riceve questo vantaggio. Ecco come si iniziano a creare i primi, come inizia piano piano a migliorare la qualità della vita, dalle piccole cose, da lavorare insieme, da stare insieme come squadra. Si discute anche, bisogna portare avanti dei disegni di legge per riformare qualche, ci vuole un concorso unico per tutte le forze armate. È impossibile che si fanno i concorsi del maresciallo della Guardia di Finanza, lo fai in 6 mesi, lo fai nei carabinieri, lo fai in 9 mesi, va nell'esercito e ci vogliono 2 anni. Ci vuole una rimodulazione dei concorsi interni, uno uguale per tutti. Non ci dovrà essere differenze tra varianti. Infine, sono tanti i temi, perché bisognerebbe parlare anche del problema del precariato, dei colleghi ammalati. Ma questi sono valori e principi che dobbiamo portare sempre dentro di noi nella nostra quotidianità. Ecco, io in tutto questo ci ho messo sempre la faccia. Una faccia, una sola, brutta, ma solo questa, in tutto quello che ho fatto. Non ho avuto diverse personalità, non ho avuto diversi fini. Perché per me l'onestà è all'apice di tutto un progetto. Io queste cose le ho imparate ascoltando i convegni di Falcone, Borsellino, Padre Pugliese. Ero già un ragazzetto, partecipavo a questi incontri e maturavo questa idea dell'onestà e della giustizia. E ricordo sempre queste frasi di Giovanni Falcone quando diceva a quei ragazzini, di cui c'ero pure io, che se uno, ogni volta che qualcuno abbassa la testa, ogni volta che qualcuno si tappa le orecchie, ogni volta che qualcuno si chiude gli occhi, ogni volta che qualcuno non parla, quella persona muore. Ma ogni volta che tu tieni la testa alta, parli, ascolti, senti, quella persona vivrà sempre e morirà una volta sola per morte naturale. Ecco, quelle idee camminano sempre nelle mie gambe. Continuerò a farlo con onestà e trasparenza. Ma lo faremo insieme questo cambiamento. Io ho deciso di andare avanti da solo, ho deciso di rompere. Quindi, se volete veramente che io vada avanti, che continui a rappresentarvi, non vi dimenticate di Girolamo Foti. Fate squadra con me e tenete questo cognome Foti come punto di riferimento. Se poi ritenete che io mi debba riposare, io mi posso riposare e dare spazio ad altri. Io forse non sono il nuovo che avanza, ma credetemi, io sono usato, sicuro, garantito. E veramente ancora ho molto da dare e da fare.
Scusate, ma la cosa è dura. Cioè, la questione veramente non è facile. Io ho paura che prossimamente si discuta un argomento di una certa delicatezza, che è quello del licenziamento degli statali. Non mi piace questa posizione dell'attuale governo, che in maniera superficiale vuole parlare di licenziamento. Io non oso immaginare una riforma del genere nelle forze armate, cosa può creare e che potere dà a singoli personaggi. No, ci vuole gente combattente che è disposta a fare qualsiasi follia, lucida follia, pur di salvare quei diritti acquisiti dal personale. E non mi piace quello che sta accadendo in questi giorni, ve lo dico chiaramente. Mi lascia pensare. Quindi fate attenzione a chi date il voto. Io non avrei modo di insistere. Ma veramente, credetemi. Io non vorrei che il futuro, le scelte sbagliate, possano ricadere in particolare sulla nostra categoria e soprattutto su quei giovani WFP4 e WFP1. Ci vogliono gente selezionata. E io questo ruolo lo so fare, mi so muovere e so come battermi per il personale. Io non ho altro da dire, so l'unica cosa che consentitemi di dire, che qualsiasi risultato sarà, sappiate che vi voglio bene e che veramente ho fatto tutto questo con il cuore in mano. Con questo vi saluto, vi ringrazio, ciao da Girolamo Foti.